Benvenuti al nuovo appuntamento, ci prendiamo un caffè direttamente dal Maverick Rock and Roll Festival. Abbiamo qui una personalità, il batterista degli Alkaz. Che cosa vuol dire essere musicista oggi? Essere musicista oggi? Essere musicista oggi secondo me dovrebbe dipendere molto dalla passione. Questo di, però se vuoi andare su a fare i soldi così, allora infatti secondo me c'è molta gente in alto che fa i soldi, magari non merita nemmeno. Io sono molto scarso a suonare, non sono mai andato a scuola di musica, nel mio piccolo ho fatto un centinaio di serate all'anno e ho suonato in tutta Europa quasi, quindi però non sono ricco. Secondo me dovrebbe essere da questo, dalla passione, dovrebbe dipendere il tutto. Questo è purtroppo oggi, con tutto quello che si dice, il lavoro discografico, i manager, le case, le etichette, eccetera, sono loro a decidere chi è più bravo, chi merita, chi non merita. È vero, noi abbiamo uno slogan in questa cosa, nel senso che il rock and roll non morirà mai, che non c'è più niente da inventare, capito? Nonostante tutti tornano sempre indietro, basta guardare le pubblicità, eccetera, film, vanno tutti a prendere il burlesque stesso, vanno tutti a prendere qualcosa da lì, perché è una cosa che non morirà mai. Questa cosa per me è nata conoscendo Elvis a metà degli anni 80, prima conoscendo Elvis, poi tutto quello che ne ha conseguito, Little Richard, Chuck Berry, tutti gli altri artisti, Bill Haley, gli Stray Cats che andavano di moda a quel tempo, mi hanno dato una gran spinta, ho cominciato a girare tutti i festival europei, eccetera. Poi ho conosciuto Luigi alla fine degli anni 80, abbiamo cominciato a fare delle feste a casa sua, a suonare per gioco, e poi da lì, scherzando, è nata la cosa, eccetera. Comunque sono appassionato di tante altre cose, apprezzo tutta la buona musica, però per me rockabilly, Elvis, è tutto lì. Quanto conta per la gente come voi liberarsi di questo concetto di pregiudizio? Conta molto, ma lo sforzo è minimo perché è la tua passione, quindi noi, capito, in 20 anni, noi siamo dal 93 che suoniamo, cioè io parlo per me sempre comunque, però sono con loro dal 93, quindi devo parlare per me, e vedo che comunque suonando davanti a una persona o davanti a mille, a me la cosa non mi cambia assolutamente, come anche quando faccio le prove, è sempre a dare il massimo perché la cosa mi piace, mi diverte, il mio amore, la mia passione. Noi abbiamo fatto il nostro CD, no? L'abbiamo fatto grazie a una spinta, non faccio nomi perché non, meglio di no, grazie alla spinta di una persona che sta all'estero, uno straniero, con la promessa che ce l'avrebbe prodotto, ce l'avrebbe distribuito, ce l'avrebbe fatto fare un sacco di concerti, sicché lui si è beccato l'esclusiva e noi l'abbiamo preso in quel posto, scusate. Perché la verità è questa, no, capito? Non l'abbiamo più sentito, ci ha rimediato 2 concerti in Finlandia, tra l'altro ci ha pagato il viaggio, siamo andati su a gratis a suonare, promettendoci chissà cosa, e invece non ci ha promesso niente. E più o meno sono tutti così, quindi conviene almeno all'inizio conviene autoprodursi, perché se il prodotto è buono, poi chi vende i CD, cioè i negozi o chi ha le bancarelle, chi espone, eccetera, sono loro poi che ti verranno a cercare. Perché tu, specialmente all'inizio, è importante fare qualcosa per tirare su 2 soldi per rifarne un altro, non per guadagnare, perché tanto non guadagnerai mai comunque, almeno all'inizio. Poi quando avrai fatto 2, 3, 4 CD, allora poi puoi pensare di affidarti a qualcuno, secondo me. Bene, l'intervista finisce qui. Ok. Ti ringraziamo di essere stato. Ma grazie a voi, è stato un piacere.